Bentrovati, bentornati al canale di Mandorle e Cioccolato, un bacio grande da Patrizia. Allora vi faccio vedere ancora arrivi di regali, autoregali, pacchi, pacchettini. In realtà tutte cose più o meno prese, sì, con il Black Friday. Quindi credo che sia arrivato tutto con il Black Friday, anche se non abbiamo finito con tutti i regali. Ma intanto vi faccio vedere queste cose. Allora, che cosa ho comprato? Ho fatto io tanti acquisti su Amazon in questo periodo di regali di Natale per amici, parenti, nipoti, eccetera. E mi è arrivato un buono da Amazon di 10 euro con cui mi sono comprata questo libro, scalando ovviamente il resto, perché questo libro costa 22 euro, appena uscito l'ultimo romanzo di Donato Carrisi, che si chiama La casa delle voci. Io ultimamente non sto più leggendo su carta, io leggo quasi solo su Kindle, infatti ce l'ho anche qua sul letto perché comunque leggo sempre anche un paio di cose e mi trovo molto bene io con il tablet, poi leggo anche sull'iPad tramite l'applicazione Kindle. Insomma, io mi trovo molto bene a leggere con questi strumenti ed era da tanto che non leggevo più un libro così grande, perché è grande. E lo trovo un po' ingombrante, cioè io non sono più abituata al mezzo. Devo dire però che è scritto insomma leggibile, quindi i caratteri sono grandi, è anche per questo che è grande questo libro. Allora, io sono arrivata fino a qua, quindi ne ho letto quasi la metà ed è un romanzo diverso dai suoi soliti. Io amo Carrisi, ho letto molte cose di lui. Quello che mi è piaciuto di più tra gli ultimi, forse è proprio quello che è uscito al cinema un paio di mesi fa, un mese fa, che io non sono riuscita ad andare a vedere la ricostruzione cinematografica, è L'uomo del labirinto, che è appunto l'ultimo uscito prima di questo. Carrisi è un autore di thriller italiano che io amo tantissimo. Ogni volta che inizio un suo libro, comunque sia, mi perdo e lo leggo anche abbastanza velocemente. Questo libro l'ho iniziato un paio di giorni fa e devo dire che io non sono più una accanita lettrice perché non ho molto tempo, soprattutto sono molto stanca la sera. Quindi questo ritmo per me è davvero un successo, vuol dire che il romanzo mi sta prendendo molto. Vi dico velocemente di cosa parla. Parla di uno psicologo che opera a Firenze, lavora a Firenze, si chiama Pietro Gerber, che riceve una telefonata da una sua collega australiana che gli anticipa che riceverà la visita di una sua collega, che ha mandato da lui perché lui è un esperto di ipnosi e perché questa sua paziente ha dei ricordi legati alla sua infanzia di eventi accaduti proprio in Toscana e quindi lo prega di sottoporla ad ipnosi. Lui è uno psicologo di bambini in realtà, ma fa un'eccezione perché questa paziente, che è una donna di 30 anni, ha dei ricordi legati alla sua infanzia e a un fatto tragico avvenuto e lo prega quindi di aiutarla per ricomporre il mistero. Lui accetta malvolentieri, poi si fa coinvolgere e condizionare e alla fine rimane coinvolto sia lui sia la sua famiglia. Sono dei ricordi che lo vanno a toccare nella sua intimità. Non è un thriller di quelli in cui ci sono cose tragiche, almeno non finora, non è di quelli cruenti, che a me piacciono anche molto. È un thriller psicologico in cui le figure dei bambini hanno una grande importanza e anche il mondo magico delle situazioni forse parallele, alternative che creano i bambini e che spesso non sappiamo quanto confinino con la realtà e quanto vadano oltre.
la realtà. C'è un qualcosa di soprannaturale anche in questo romanzo che per ora mi sta piacendo molto e trovo insomma che Carrisi sia vincente. Poi che cosa mi sono presa? Allora c'erano gli sconti del Black Friday da Erbolario che aveva messo tutta l'intera linea di Iris in sconto con mi sembra addirittura il 40%. Quindi io ho fatto dei regali per altre persone della linea, cioè di alcune cose di Erbolario, e per me mi sono presa la crema Iris, che voi sapete che la fragranza Iris di Erbolario è una delle mie preferite, la porto anche oggi, penso che la indosserò per tutte le vacanze di Natale, perché devo decidere che profumo portarmi e non me ne porterò 100.000, ne porterò vari sample, ma di full size forse porterò proprio Iris, che lo trovo adattissimo alle feste. E amo la crema, guardate comunque il colore già è per me rilassante al massimo. Questa è una fragranza che mi induce proprio un senso di benessere, perché è una fragranza fiorita molto talcata che trovo meditativa e per certi versi la crema corpo ha una profumazione spaziale così intensa che quasi forse mi supera anche per bontà quella del profumo, perché non ha nulla di pungente, come invece il profumo un po' può avere, è soave e estremamente persistente, quindi può essere utilizzata anche come profumo vero e proprio perché dura davvero tante ore. E poi, cosa che ho scoperto adesso, io credo che la formulazione sia cambiata perché ho letto da qualche parte, sì, che è, no, non lo vedete perché c'è la luce, ecco qui, 95% di ingredienti di origine naturale, senza siliconi, mentre invece anni fa c'erano i siliconi nelle creme di Erbolario, non vorrei dire una stupidaggine, senza parabeni e senza petrolati. Quindi questa è una crema vellutata, burrosa, che si assorbe comunque molto bene, e con estratti di iris e di altea, vi darà la giusta idratazione anche grazie all'olio di oliva. Quindi è anche una crema comunque non solo profumata, ma efficace dal punto di vista della cura della pelle. Io comunque l'ho presa perché mi piace la profumazione. Devo essere sincera, la adoro e a volte mi piace metterla anche qua, proprio per rinforzare il profumo. Se avete problemi a far durare il profumo, questo è un ottimo stratagemma. Mettete della crema, se la trovate in abbinamento al profumo, qui sotto i lobi delle orecchie, qui dove ci sono le vene del collo, che quando il sangue scorre fanno amplificare la fragranza, la sentirete di più. Quindi vi aiuterà a avvertire di più il vostro profumo preferito. Ovviamente questa la potete utilizzare solo con Iris o con altri profumi spiccatamente talcati, potrebbe essere usato in abbinamento a Tende Neige, Acqua Incanta, tutti i profumi che sanno di baby powder, perché ovviamente è molto caratteristica la profumazione, quindi non potete usarla con profumi diversi. Poi che cosa mi è arrivato? Allora, io mi sono fatta anche un altro autoregalo con gli sconti del Black Friday. Sul look fantastico ho preso la Urban Decay Born to Run. Ho fatto fuori già la confezione esterna. Questo è il packaging interno. Questa è una palette che secondo me non si può portare in viaggio. Born to Run, nata per correre, quindi per le donne on the go che vanno sempre di fretta, ma in realtà questa non la vedo indicata per essere portata in viaggio perché è piuttosto pesante questa palette. Ed è una palette completa di quasi tutte le sfumature di colore che vi possano venire in mente. Da-da! Eccole qua. Qui abbiamo tutti i colori dell'arcobaleno, dai colori neutri che li trovate qui sulla prima fila, a colori più accesi, più caldi, a colori anche più freddi, con varianti di blu, di verde, di fucsia, oltre ovviamente a quelli che vi ho detto, che sono dei classici colori neutri, bruciati, insomma ci sono tantissime combinazioni di colori che potete fare e anche la disposizione sia in verticale per file sia in orizzontale vi permettono di sperimentare. Io oggi sono truccata proprio con lei, ho fatto un trucco
sui toni del marrone bruciato, però lo porto da questa mattina alle 7. Il trucco, io mi sono rimessa solo il rossetto, non ho ritoccato altro. Ora sono le 16 del pomeriggio e non si è spostato, cioè, e non ho calcato neanche troppo la mano perché ho fatto un trucco un po' da giorno. Ho utilizzato questi colori più bruciati, caldi. Ho utilizzato questo, ho utilizzato questo e poi i colori di transizione più tranquilli che sono, questo è un burro e un nocciola. Qui ci sono sia colori matte che più brillanti e satinati, nessun glitter. Io non amo in modo particolare i glitter. Ci sono anche dei colori scuri per fare un trucco più da sera. Ci sono dei fucsia. Non ho ancora utilizzato tutto, ne ho utilizzati solo 4. I prossimi giorni mi sfogherò e vedrò se è il caso di portarla fuori con me. Ho paura che nel viaggio però mi si possa rompere, quindi forse porterò qualcosa di meno prezioso. Allora, questa palette io l'ho comprata con il Black Friday e costava 22 euro scontata, ma costa molto, o 28, no, forse 28, ma costa molto di più. Ed è una di quelle meglio recensite di Urban Decay e per ora mi sta piacendo moltissimo. Non vi posso fare swatches, ragazze, magari ve le farò prossimamente, se farò un get ready with me qui e sto solo facendo vedere i colori. Allora, poi mi sono presa questo smalto, che è quello che indosso oggi. Ho fatto una manicure velocissima, non precisissima, e non porto top coat, altrimenti sarebbe molto più bello di così. Con il top coat diventa proprio lucido. È un rosso mattone, un rosso un po' scuro con toni caldi ed è il 101, il colore dei Lasting Color Gel di Pupa, i gel effetto gel, smalti effetto gel. Sono mini e io amo questi smalti. Questo io lo avevo già comprato 2 o 3 anni fa, poi l'ho perso, non so dove, a casa sicuramente, non so, e quindi l'ho ritrovato e me lo sono ricomprato perché questa tonalità di rosso così caldo io la trovo molto molto elegante anche con le unghie molto corte. Ora le ho tagliate tutte, però non sta male secondo me. E hanno una buona resa con un top coat questi smalti. Allora, poi arriviamo al regalone. Il regalone di Natale, sempre preso con gli sconti Black Friday di Lookfantastic, che ha fatto degli sconti pazzeschi, è il Nu Face Trinity, che è un device per il viso con microcorrente. Da tempo io facevo la corte a questo signorino qua, questo è quello grande perché esiste anche il mini. E alla fine, con gli sconti del Black Friday, me lo sono fatto regalare perché il prezzo di questo è impegnativo. Ora sta di nuovo a prezzo pieno, lo sconto era del 30%, mi sembra che ci è costato 290 euro, comprese le spese di spedizione e compresi due gel vettori, due di questi, che questo comunque è un gel arricchito con acido ialuronico che serve per veicolare la microcorrente che serve per far sì che il device abbia effetto. Allora, che cos'è il Nu Face Trinity? È questo, ve lo faccio vedere e poi vi spiego. È questo aggeggino qua che è un massaggiatore per il viso che serve per stimolare la pelle, per ringiovanire la pelle con un massaggio quotidiano di 5 minuti. Praticamente da queste sfere, una volta che lo si accende, non so se vedete, qui la luce è accesa e praticamente non potrei usarlo senza un gel vettore perché pizzicherebbe un po'. Avete sentito il beep? Ogni 5 secondi manda un beep che vi dice che cosa cambiare. Ora io non lo uso perché appunto dovrei usare il gel primer. Praticamente serve per massaggiare e sollevare
i contorni di tutto il viso, mentre con delle tecniche che sono spiegate in vari video che si possono vedere e in un libretto di istruzioni, questo aggeggio manda microcurrent che stimola la produzione di collagene nel vostro viso, riduce le rughe, vi mantiene giovani e dopo 8 settimane dovreste iniziare a vedere i primi effetti se lo si utilizza con costanza tutti i giorni. Per i primi appunto 2 mesi andrebbe utilizzato, mi sembra, almeno 6 volte a settimana. Poi dopo si può passare al mantenimento che prevede un utilizzo di 3-4 giorni a settimana. Allora, le review di questo New Face sono molto positive ovunque. Io ne ho sentito parlare la prima volta nel sito di Lisa Eldridge, la makeup artist famosissima, che ha anche un suo canale qui su YouTube e che è la makeup artist di Lancôme. Ma è una makeup artist conosciuta a livello internazionale. Lei addirittura in uno degli ultimi video che ha fatto sui regali di Natale lo ha fatto vedere il New Face. Non credo neanche che lei sia sponsorizzata, che lei sponsorizzi, non credo. Lei dice che praticamente durante uno dei suoi viaggi di lavoro se lo porta dietro. C'è anche la versione mini, che è un po' più piccola e che costa anche meno. Lo ha dimenticato in un albergo e quindi è stata qualche settimana senza poterlo utilizzare, ma non poteva farne a meno e lo ha ricomprato. E se lo usa Lisa Eldridge e dice che trova beneficio, io le credo, perché non credo che lei sia poi così giovanissima, Lisa Eldridge, ma a vederla, almeno in video, ha una pelle fresca da bambina. Io ero molto incuriosita, insomma, da questo strumento, quindi ho deciso di provare di regalarmelo. Sicuramente le tecniche di massaggio facciale, anche di yoga facciale, sono utili per mantenere il viso più giovane. Sappiamo che con gli anni la forza di gravità tende purtroppo a far abbassare tutti i contorni del nostro viso e quello che ogni donna cerca di fare, sia con gli interventi più invasivi, cioè con il lifting vero e proprio, sia con le iniezioni di botulino e le varie infiltrazioni, sono quelle di risollevare tutti i contorni del viso. Questo è un metodo non invasivo per ovviamente non ottenere i risultati di un lifting facciale vero e proprio, ma per cercare di scongiurare i danni del tempo e di migliorare comunque progressivamente lo stato di salute del viso, che con queste microcurrent viene attivato a livello anche di ossigenazione, non solo di lifting manuale vero e proprio. E vabbè, qui ci sarebbe da parlare per tantissimo tempo. Io ovviamente lo sto utilizzando solo da una settimana. Comunque, con questo si può fare un massaggio a tutto il viso, sia al collo, sia a questa parte qui della mandibola, delle guance e della fronte, anche partendo dal sopracciglio. Ci sono varie tecniche di massaggio, come anche c'è un programma intensivo che si può effettuare. Ci sono vari video anche sul sito proprio di New Face. Vi dirò che ne penso quando, insomma, sarò fatta un'idea più precisa. Per ora vi posso dire che è abbastanza gradevole da utilizzare, va associato a un vettore che deve essere un gel. Ora, questo è quello loro che è arricchito di acido ialuronico, però qualunque gel di aloe o mischiato anche a una siero all'acido ialuronico va bene. Basta che ci sia comunque una sostanza non grassa, quindi non una crema viso. La pelle deve essere ovviamente struccata e pulita. E con 5 minuti si mette questo gel per sezioni del viso, quindi si mette su una parte e poi si fa il massaggio in quella parte e poi si passa ad altre aree del viso. Con l'utilizzo di un gel vettore, voi sentirete poco o niente. In realtà si sente un po' un lievissimo pizzicorino. Se non utilizzate il gel, un pochino vi brucia. Però non fa rumore, non sentite il massaggiatore, come ad esempio può essere la parte massaggio del Foreo che vibra, che può essere anche piacevole. È un tipo diverso perché attraverso queste rotelline, da qui viene emanata la cosiddetta microcurrent,
che serve appunto a stimolare l'elastina, il collagene e quindi a ringiovanire comunque la vostra pelle. Vi ho detto, ci aggiorneremo. Tra l'altro, ha un suo caricabatterie. La prima carica deve durare 12 ore, dopodiché dovrebbe durare per tante, tante, tante applicazioni. Io credo di avervi detto tutto, insomma, tutte le novità ultime che mi sono arrivate. Ci aggiorniamo prossimamente. Un bacio grande, a presto, ciao ciao!